Ed eccoci qua, al Gorongoro, uno dei migliori crateri del mondo, il sesto cratere. Buongiorno, è l'alba del 21 giugno 2012 e siamo pronti per il safari nel Gorongoro. Questo è il nostro camping in mezzo alla natura. E questa è l'alba del Gorongoro. Ci vediamo dopo con gli animali. Ciao belli. Signori, questa è ufficialmente l'alba nel Gorongoro. E questo è il nostro panorama. C'è anche una bella luce. È proprio bella, stupendo, sì. Cacchio, ragazzi. No, no. È il cratere del Gorongoro, 250 metri quadrati. La superficie di tutto questo è grande come il Veneto. Siamo all'entrata di Morogoro, no, di Gorongoro, ragazzi. Qui girano babbuini. Forlani non li teme. Temerario Luca Forlani. Guardate, si stanno accoppiando sulla macchina e ora sono giù. Ora tornano su. Qua ce n'era uno sull'albero prima. Si sente dall'odore che sono babbuini comunque. Forlani intanto, zitto zitto, si è rintanato in macchina al sicuro. Chiudi, stanno entrando! Gli escrementi che vedete sono probabilmente gli escrementi di elefante, il che vuol dire che questa notte potremo avere degli incontri ravvicinati. Con me? Non posso scherzare. Lindona sempre mette le mani avanti. E non solo. E non solo. Ma chiudiamo qui, scena 8 in arrivo. Siamo qui alla tenda Alfa, in cui ci sono io e Forla. Eccolo lì. Imbacuccati come delle madonne. Che poi vedete, le madonne non erano imbacuccate. A parte che ce n'era una di madonna, ma non era imbacuccata, mi sembra. Comunque vabbè, lasciamo stare. Siamo molto imbacuccati. Questa tenda è più piccola della tenda a Cance. Ora la inquadriamo un po'. Però molto confortevole. Questo è un Forlani imbacuccato. Buongiorno. Lì abbiamo le nostre cose. Questa è la più importante. No, manca. Abbiamo tutti i nostri averi, le scarpe, il sapone. La carta igienica l'abbiamo messa subito qua a portata di... Questo è il cuscino fatto con la kefia e sotto un po' di roba, di vestiti, che non ho usato, tipo i pantaloni corti, e non posso usarli. Questo è lo zaino, insomma, proprio bella come tenda. Ci stiamo giusti giusti. Piccola e calorosa. Piccola, calorosa, piena di affetto, confortevole, insomma. Ragazzi, ciao. Qui tenda Alfa, a tenda Cance. Mettete il volume al minimo. Passo e chiudo. Passo, non chiudo. Mamma mia. Sentiamo meglio la voce che è arrivata dalla vostra tenda piuttosto che da walkie talkie. Qui tenda Alfa, non posso dire lo stesso, io sento molto bene il walkie talkie, la vostra voce non la sento affatto. Comunque stiamo riflettendo su che animali fossero quelli di prima. Scusa, Giacomo. Sei tu che hai detto scusa, Ciacco? Ho capito che c'è ragione anche parla, ma qualcuno ha parlato al walkie talkie. Ma
No, non la situazione era difficile. Non spegnere il walkie-talkie, che è molto comodo da usare qua. Più piano nel senso di più piano più lento, o più piano nel senso di più piano più volume basso? Noi siamo talmente tanto imbacuccati che abbiamo quasi caldo. Io ho tre paio di calze, mi sa che avevo un po' di caldo. Io ho in ordine un paio di calzini, le braghe del pigiama, le braghe normali, la cintura che adesso mi tolgo perché mi dà fastidio al pacco, una maglietta, la giacca del pigiama, una felpa, una giacca e la coperta. No! Dio, perché? Siamo tutti in merda. Io voglio spegnere il walkie-talkie quando sento queste cose. Perché io non posso? Io lo spegnerei. Cosa facciamo, gentili ascoltatori? Spegniamo il walkie-talkie o perdoniamo Andrea? Spegniamo. Gli spettatori dicono di perdonare Andrea. Sì, stavamo riflettendo su quanto orrenda fosse la tua battuta sul rinoceronte. Anche perché qui siamo pieni di coche, ma elefante. Questo era tono, eh. Quando uno mi provoca, cazzo. Ragazzi, la prima zebra che riprendiamo. Quello che cos'è? Aspetta, cosa? Non dirmi che è un rinoceronte. Quello là da solo. Forse c'è un rinoceronte. No, mamma mia. No, sono altre zebre. Sono altre zebre. Mamma. Come dai? Eccole là. Mamma, ma proprio sembrava. Ci sono le frasi tipo che ripetete in ogni video. Tipo, è qualcosa di eccezionale, è qualcosa di spettacolare che non si può esprimere a parole sempre. Ok, allora da adesso userò solo espressioni della Linda per descrivere quello che vediamo. Oh, che luce c'è ora! Accidenti, che bella giraffa! Mamma santa, che bello! Ma ci picchia, che bello! Mi sa che c'è qualcosa là. Oh, adesso ci attraversa la strada. Questa ripresa è senza zoom, siamo dentro il cratere, ci sono delle bellissime zebre, eccole lì, lì ci sono le zebre, lì c'è uno struzzo e speriamo che rimanga lì quello, bravo, metti la testa sotto la sabbia, sì però arriva anche lo struzzo, porca. Lo struzzo è il terrore di Rob. No, lo struzzo fa i 100 orari, quindi è qua, prima che io riesca a dire marmellata di mirtilli, comunque stanno proprio arrivando qui. Stanno guardando. E lo struzzo è lì con loro. Vediamo se riusciamo a fare un video delle pecore 2, stavolta con lo struzzo. Beh, sarebbe dai, bello. Più o meno è lo stesso. La finella è quello. Ecco, e questo è il tetto della macchina. Siamo sopra il tetto. Questo è un Forlani vestito da Alibaba.